Let's go, bitches, benvenuti a questo video. Era da tanto che non facevo un vlog, era da tanto che non mi vedevate in faccia. Come vedete, infatti, ho i capelli lunghi perché li sto facendo crescere. Comunque, come avete visto già dal titolo, sono qui per spiegarvi quello che è successo ieri. Una cosa, secondo me, molto, ma molto deprimente in questo caso. Bene, allora, bitches, per prima cosa, ieri il mio profilo è stato hackerato. Praticamente, un account inglese è stato pagato da una persona italiana per hackerarmi l'account, cioè andare a prendere la mia mail e password del mio account di PSN, entrare dentro al mio account, cambiarmi la password e dare questo account a questa persona che lo ha pagato. Questa persona che l'ha pagato poi è entrata, ovviamente, e ha preso, diciamo, il mio profilo di Black Ops 3, è andato sul gioco, è andato su caserma e ha fatto un nuovo inizio al mio profilo per farmi una cattiveria. E devo dire che il profilo sono riuscito a riprenderlo, quello della PlayStation, e come avevate visto ieri il profilo mio era veramente a livello 1 come era streaming. Ormai mi ero rassegnato, avevo resettato le nuclear, mi ero messo a giocare e avevo detto ormai siamo a livello 1, siamo in ballo, balliamo, no? E mi era presa molto a male per questa cosa. Quando poi mi compare un messaggio al centro dello schermo e ritorno a livello di prima, ma forse è meglio che vi faccio vedere un pochino di clip tagliate. C'ho la 100 mega. Ah. Bello, mi si è chiuso COD. Che cazzo è entrato col mio account? Qualcuno è entrato col mio account, porco due. Ma chi cazzo è entrato col mio account? Mannaggia, oh. No, qualcuno sta provando ad accedere col mio account. Che palle. Guardate. Porco due. Qualcuno sta provando a incularmi l'account, ragazzi. Facciamo così non potrà mai entrare questo tizio. Vede, ragazzi, gli hater cosa sono disposti a fare? Ragazzi, mi hanno appena rubato l'account. E niente, mi hanno disconnesso dall'account, mi hanno cambiato password. Ragazzi, mi hanno cambiato la password. Devo cambiare tutto ora. Bella ragazzi, siamo tornati al livello 1. Quindi livello 1 si rinizia tutto. Che merda. Sì, certo Pietro. Eh sì, devo scrivere 0 gnocca, avete ragioni. Addio 85 gnocca. Ups, Allora, ah, grazie Betty. a tutti comunque ragazzi, rifacciamo. In live stanno dicendo di chiamare Lama su Skype. Oh! Al Cosa? 327! Cosa? Mi hanno riportato il Perché? profilo al 327! Oddio. Serio? No, aspetta, mi voglio attaccare solo per vedere. Ah, questo è un troll, Non raga, è un ci posso troll. credere! Minchia, io ti No, è volevo ancora ancora. No, quello. è vero, cazzo! Non ci posso No, non ci credere! credo. Oh, Non Madonna! ci credo! L'Activision ti ha No. ascoltato. Oddio! Guarda se c'è tutto, Oddio. Nuclear, tutto. Oh,
83, dai, mi hanno levato due nuclear, ma va benissimo. Va benissimo. Mi hanno levato due nuclear, ma va benissimo. Non ci credo, cazzo. Sì, cazzo. Cazzo sì, porca troia. Dai, cazzo. Vaffanculo, Eder. Hai pure speso 50 euro a buffo, bello. Tiè. Spendi sti soldi, suga merda. Suga merda. Woo! Bella ragazzi. Cioè, secondo me l'hacker non è neanche così tanta colpa, è stato pagato, cioè, grande questo. Grandissimo, quanto è stato inculato male. Di merda. Mamma mia, l'hanno rotto. Devo capire chi ha fatto sta roba. Oddio. Oddio. Ragazzi, io vi devo ringraziare a tutti per la pazienza e il supporto che mi avete dato, perché comunque, anche se non l'hanno fatto tante persone, diciamo delle persone che conosco io, non parlo di voi che mi supportate e ci siete sempre, le uniche persone che comunque mi sono state vicine, se si può dire così, o comunque mi hanno supportato, mi hanno scritto bei messaggi, siete stati voi, Rampage Anomaly, alcuni ragazzi di GDF, quindi vi voglio ringraziare e mi dispiace molto di questa situazione che c'è attualmente su YouTube Italia, perché è veramente triste ed è da ipocriti, diciamo. Bene, ora che avete visto quello che è successo, voglio parlarvi un po' più nel dettaglio di molte cose. Per prima cosa, non ho la più pallida idea di come sono stati ripristinati i dati del mio profilo di ieri, perché ho contattato l'Activision, avete visto dalle immagini che mi hanno detto che non potevano fare niente, perché quando viene cancellato, viene fatto nuovo inizio a un profilo, tutti i dati di backup vengono completamente cancellati. Ho contattato Activision Italia, mi sono sbattuto... Non ho più pari idea. Ieri un ragazzo in chat chiamato V4 Ready, V4 Ready, mi sono completamente fidato di lui. Completamente, gli ho dato tutto, gli ho dato praticamente tutto quello che gli serviva per potermi aiutare. E questo ragazzo è riuscito a rintracciare sia l'hacker, sia riuscito a rintracciare quest'altro ragazzo che mi ha fatto questa cosa, che sembra provenire dal sud Italia, dalle isole. Non sappiamo ancora bene dove si trova in questo caso. Oggi dovrei sapere il nome, perché sicuramente farò una denuncia per questa cosa, dato che gli voglio far passare dei guai ora a questa persona, lo voglio far passare dei guai talmente brutti e talmente grandi che non deve avere più la possibilità di collegarsi a internet e sentirsi sicuro a casa. Quindi voglio proprio fare il possibile per rendergli la vita un inferno dopo questa cosa, perché comunque fare queste cose di nascosto, questi sotterfugi, sono orribili. E non so chi sia questa persona. Ricordo che quando parlavo con l'Eder mi diceva: è italiano, lui è rosso. E per rosso penso intenda forse il colore dei capelli o qualcosa, comunque riferito sempre alla persona, a qualcosa che ha la persona. Allora, da quello che ho deciso di fare è scoprire questa persona grazie a questo ragazzo che mi ha aiutato a riavere il mio profilo, a ripristinare il mio profilo. Quindi quello che voglio fare è sicuramente fargli passare i guai a questa persona. L'altra cosa brutta in cui mi trovo in questo momento è che su YouTube io sono completamente da solo. Voi mi chiedete sempre: fai collaborazioni, fai questo, fai quest'altro. Il problema, ragazzi, è che, come avete visto, quando ho iniziato Black Ops 3 ho iniziato a trattare non la pubblica ma il competitive. E sinceramente, quando trattavo competitive per il pubblico che avevo, non potevo trattare anche pubblica, perché so che tipo di persone mi seguono, so che tipo di persone ci sono nel, diciamo, nell'ambiente del competitive. E fare video di pubblica anche o con altri personaggi che fanno pubblica avrebbe solo raccimolato una marea di insulti verso il mio canale. Quindi è per questo che durante il periodo del competitive l'avete visto. Ora che sono tornato un pochino più verso la pubblica, verso ciò che piace un pochino a tutti, mi sono ritrovato ad avere persone che non vogliono più fare cose o video con me o cose del genere. Questo perché dicono che io me ne approfitto, che sono infame, che parlo dietro alle spalle, quando invece magari ho anche più numeri di queste persone, sarei io il primo che potrebbe aiutarli. Ma ogni volta, dato che le persone non capiscono, pensano che uno deve su YouTube può fare quello che vuole, e non capisce che magari deve anche seguire quello che vuole la sua utenza, la sua community. E io, non potendo portare cose di pubblica, cose di, diciamo, dovevo fare competitive, giocavo comunque a livelli altissimi, mi allenavo tantissimo, voi lo sapevate, mi seguivate, non avevo tempo per niente se non per allenarmi su Call of Duty, quando giocavo con i Killerfish specialmente, ma anche con gli Hyper Games. Quindi mi trovo in una situazione bruttissima in cui sono abbandonato a me stesso su YouTube a crescere, che YouTube, come sapete, è un mondo difficilissimo, perché per crescere
tu non puoi farlo da solo, devi per forza farlo assieme ad altre persone, perché o magari con persone più grandi di te, perché anche puoi essere bravo quanto ti pare, puoi fare video belli e fatti bene quanto ti pare, montati bene, non riuscirai mai a raggiungere quel target giusto che ti fa stare tranquillo, perché ovviamente il video non va nelle feed, perché non hai statistiche incredibili, perché magari il tuo nome non esce tra i canali correlati o consigliati, allo stesso modo il tuo video non va nei video consigliati, quindi o comunque nei video correlati, ci sono tantissime cose che influiscono su YouTube e quindi ovviamente l'unione fa la forza, si dice no, e mi dispiace che YouTube cambi proprio le persone e specialmente, come posso dire, un minimo di notorietà, pure piccola, va a cambiare le persone in un modo assurdo, facendole diventare dei veri e propri mostri. Una cosa assurda, persone che quando le vedi faccia a faccia, l'avevi vista faccia a faccia, ci parlavi tranquillamente del più e del meno, e quando invece raggiungono un pochino di notorietà o comunque riescono ad avere agganci o contatti con persone più grandi di te, come hai fatto quello, tu vai nel secchio della mondezza, non ti si cagano più e ne passi come infame approfittatore quando vuoi fare qualcosa con queste persone. Una cosa secondo me tristissima questa. Quindi ragazzi, è normale che su YouTube i numeri non siano così grandi, non crescano così tanto. Tutto quello che sto facendo è farina del mio sacco. Mi sto facendo un mazzo come una casa perché voi magari non avete la più pallida idea di quello che... di quanto ci metto io a fare un video, perché come vedete non vi porto solo un video con un bel gameplay, non vi porto un live commentary o un live gameplay che potrei fare tranquillamente. Ora accendo la console, tac, accendo la console e mi metto a fare questa cosa. No, non faccio questo, cerco di fare dei gameplay e comunque dei video che non fa nessuno, o almeno cerco di farli di una qualità superiore, perché ci tengo a Call of Duty, è un COD is life, no? Si dice così, lo dice anche Scumpy. Quindi ci tengo molto alla tipologia di video che faccio, ci tengo molto al fatto che questi video vi siano d'aiuto e non sia un video che voi lo guardate e poi va lì nel dimenticatoio. E ogni video mio ci sono video tecnici, video un pochino più divertenti con gameplay d'eccellenza. Ogni volta sotto mi metto sempre un gameplay bello e utile comunque. E cerco di spiegare cose che magari pochi conoscono o che qui in Italia non vengono minimamente trattate. Comunque, siamo arrivati alla fine del video, bitches. Diciamo, sono molto amareggiato per quello che è successo. Tutte queste cose sono di una tristezza infinita. Io vi saluto. Scusatemi se ho i capelli tipo arruffati così, ma me li devo andare a tagliare prima o poi. Però li voglio far crescere. Quindi, bitches, ci becchiamo al prossimo video oggi streaming verso le 3. Let's go, bitches.